Nella pagina dedicata agli approfondimenti parliamo di solidarietà, di inclusione, di abbattimenti di muri e di barriere. Ne parliamo perché questa è stata ed è la mission dell'associazione Mi Girano le Ruote, che compie 10 anni, ed è per questo che ne parliamo con la presidente Vitina Maioriello, che saluto con piacere. Ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo spesso parlato in particolare della rivista che, insomma, la tua associazione Vitina realizza, l'ICAT di Eboli, che insomma una particolarità e soprattutto insomma è l'emblema di come volete appunto abbattere questi muri. Però insomma l'associazione in questi 10 anni, festeggiati il 28 aprile, ieri praticamente, l'associazione insomma si è data tanto da fare, partendo dall'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche, però insomma avete fatto anche tanto altro. Sì, Mi Girano le Ruote in questi 10 anni, devo dire che ha seminato ma ha raccolto anche tantissimo. Come dicevi tu, oltre al mensile Diversamente Liberi, che abbiamo realizzato oramai da 10 anni all'interno dell'ICAT di Eboli, abbiamo dato sicuramente attenzione anche all'abbattimento delle barriere, soprattutto quelle mentali, perché poi quelle architettoniche in un certo senso si trova forse sempre il modo per abbatterle. Molto più difficile abbattere le barriere mentali, e abbiamo seguito quello che è la mission di Mi Girano le Ruote, cioè dare voce e forza a chi voce e forza non ha, e soprattutto riderci sopra è meglio che piangersi addosso. Questo è quello che noi facciamo ogni giorno, e cerchiamo di diffondere questo messaggio a tutti coloro che si avvicinano alla nostra realtà associativa. Avete dimostrato che insomma si può fare tanto, unendo le forze prima di tutto, ma anche appunto credendoci, perché effettivamente avete portato avanti progetti importanti che riguardano appunto la disabilità, la fruizione del territorio, le spiagge, di cui poi avremo occasione di parlare. Quindi insomma progetti comunque concreti che dimostrano appunto che la sinergia è la base di tutto. Sì, abbiamo collaborato con la direzione del Parco Archeologico di Paestum, di Pompei, quindi per abbattere le barriere architettoniche nelle aree insomma archeologiche, che non è poco. Ci siamo impegnati per abbattere le barriere architettoniche nelle spiagge attraverso l'installazione di alcuni ausili che permettono di fare il bagno. Ancora abbiamo installato un sollevatore per piscina in una struttura termale. Insomma, penso che in questi 10 anni possiamo essere contenti e soddisfatti di aver dato tanto, anche se ancora molto c'è da fare. E voi insomma ce la metterete tutta per fare altrettanti progetti, immagino, per il futuro, di cui peraltro avremo occasione di parlare. Sicuramente, non ci fermeremo mai. Benissimo, e allora ci risentiremo. Vitina, grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi tutti.